Eccoci ancora insieme a Newsroom 28. Vado a salutare Patrizio Scarpellini, direttore del Parco delle Cinque Terre. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie di avermi chiamato. Allora, direttore, poche ore e anche insomma le Cinque Terre vivranno questo lungo ponte di primavera. E allora la prima domanda che le faccio, che è un po' anche in generale, è come vi siete organizzati per cercare di tutelare quanto più possibile il vostro splendido territorio e contemporaneamente gestire questi flussi di turisti. Sì, come ogni anno il 25 aprile è uno dei ponti, diciamo, che statisticamente presenta il maggior afflusso sulla nostra rete sentieristica in particolare, per cui ci stiamo preparando seguendo innanzitutto ogni giorno qual è diciamo, lo sviluppo dell'impatto antropico che abbiamo. Diciamo che il tempo in questo momento, la fa da padrona, ha rallentato un attimino quelli che sono gli afflussi previsti nel nostro territorio. Comunque, come lo scorso anno, adotteremo una delle misure che, oltre a contenere, diciamo, quello che è l'impatto del numero delle persone che arrivano nella rete sentieristica, rappresenta una misura molto importante anche per la sicurezza e la mitigazione del rischio per coloro che affrontano la nostra rete sentieristica. Non ci dimentichiamo che la nostra rete è come, non ha nulla da invidiare a una rete di montagna, ha le stesse difficoltà. Per cui dal domani fino a domenica sera adotteremo un senso unico nel sentiero azzurro, che è il sentiero maggiormente frequentato. Considerate che l'anno scorso abbiamo avuto un picco di 6.000 presenze nella giornata del 25 aprile. Quindi noi dobbiamo essere preparati a contenere questi numeri. Lo facciamo attraverso una task force che abbiamo messo in piedi, coinvolgendo i carabinieri forestali, il nostro reparto, il soccorso alpino, le guardie ecologiche volontarie, il nostro personale delle accoglienze che sempre ci supporta in questi casi, e faremo in modo che l'ingresso al sentiero, il lato che sarà percorribile da Monte Rosso verso Vernazza, perché statisticamente rappresenta il 75% degli ingressi in quella fascia oraria che va dalle 9 all'1 rispetto al lato di Vernazza, e faremo in modo che abbiamo misurato 600 passaggi l'ora come limite di ingresso nel sentiero. Quindi quando raggiungeremo la soglia dei 600 passaggi chiuderemo l'accesso e aspetteremo le uscite dal lato Vernazza per riaprire la percorribilità del sentiero. E poi insomma, direttore, questo avviene già, no? in altri luoghi, no? Anche in altre regioni, proprio perché da una parte bisogna tutelare il territorio, ma come lei diceva anche e soprattutto preservare insomma, la sicurezza anche dei visitatori. Esatto, poi considerate che il sentiero è molto stretto, quindi avere due flussi contemporanei in quel momento è molto difficile. E poi non ci dimentichiamo che in questi giorni si sentono un po' tutti escursionisti, ma per essere escursionisti non basta l'abbigliamento, ci vuole anche una preparazione. I nostri sentieri richiedono una preparazione. Uno dei controlli che facciamo all'ingresso è proprio quello della dotazione delle scarpe che siano idonee a percorrere i sentieri. Considerate che le previsioni del tempo prevedono una leggera pioggerella, quindi rende anche scivoloso il percorso, quindi raccomando tutti alla cautela, all'attenzione e al prendere in considerazione tutte le raccomandazioni che gli verranno date all'ingresso del sentiero. Ecco, questo poi insomma è una sottolineatura molto importante, direttore, perché poi anche noi, no, come cronaca spesso raccontiamo di turisti che scivolano oppure vengono, diciamo così, salvati perché magari si trovano in spiaggia e poi decidono di fare il sentiero con l'infradito. Esatto. Sapete che noi siamo stati i primi ad adottare un provvedimento proprio che vieta l'introduzione, cioè nei sentieri, da parte di chi arriva, se non ha una calzatura idonea. Quindi sono previste anche delle sanzioni. Devo dire che da questo punto di vista l'educazione ha funzionato e sono sempre meno coloro che si presentano ai sentieri con delle calzature inidonee. E considerate anche il fatto che un soccorso nei nostri sentieri è molto complicato e spesso richiede l'ausilio dell'elicottero, quindi anche dei costi molto importanti. E al di là dei costi, le problematiche
di soccorso sono sempre legate alla difficoltà poi di raggiungere la persona che, se dovesse scivolare nei terrazzamenti sottostanti, richiede molta cautela anche per il soccorso. Grazie, grazie al direttore del Parco delle Cinque Terre. Scarpellini, le faccio un'ultima domanda. Lei diceva l'anno scorso, il 25 aprile, siamo arrivati ad avere un picco di 6.000. Sì. Secondo le vostre previsioni di quest'anno, un pochino forse meno per il maltempo, o siamo su quella linea? Ma in questo momento abbiamo una leggera flessione, però dipende molto dalle condizioni del tempo. Se il tempo continua a essere così, dovremmo avere minor presenze. Se dovesse essere una giornata soleggiata, la gente ha voglia di camminare, quindi prevedo che più o meno saremo su quei numeri. E poi dopo, diciamo, questo weekend, il senso unico tra Monterosso e Vernazza, quando lo rivedremo? Lo rivedremo il 1° maggio, okay. Il 1° maggio. Quindi dopo domenica ci sarà una pausa e poi il 1° maggio avremo ancora il senso unico. Grazie, grazie a Patrizio Scarpellini, direttore del Parco delle Cinque Terre. Buona giornata. Buona giornata a voi, grazie.